Siamo con il dottor Pierino Ferrara della direzione tecnica di ENIAC. C'è un convegno molto importante che è stato organizzato all'Emiciclo. Si parla di occupazione reale nella robotica, industria ed energia. Diciamo che c'è una doppia valenza perché si parla dalla sede dell'Aquila ma anche dalla sede degli Emirati Arabi. Ecco, quali sono gli argomenti e qual è l'importanza, le applicazioni della robotica di cui oggi voi volete parlare al grande pubblico? E il problema di base è che quando si realizzano impianti fotovoltaici l'attenzione particolare è quella di ottimizzare l'efficienza dei pannelli. Molto spesso però si trascura una parte importante che è quella della pulizia dei pannelli. Pulizia dei pannelli che può abbassare il rendimento nei paesi, in Italia per esempio, anche dell'ordine del 10%, 15%, e negli Emirati Arabi, dove ho lavorato per 6 anni, fino a prima del Covid, anche dell'ordine del 20-25%. Questo è importantissimo perché è inutile avere un'efficienza che migliori del 2% una cella se poi l'impianto viene trascurato. In verità, anche il fatto di curare questa pulizia ha dei suoi costi e dei rischi da parte dei lavoratori che devono intervenire. Nel caso nostro, il nostro obiettivo già ormai dal 2015 è stato quello di creare, di realizzare un robot che in maniera del tutto autonoma, senza essere presidiato da nessuno, possa essere attivato a distanza, organizzato per far sì che provveda periodicamente, in date che il cliente può stabilire, provveda periodicamente alla pulizia. Questo è l'obiettivo iniziale, ma questo obiettivo si deve concretizzare in una forma di lavoro importantissima per questa città, in cui, diciamo, dopo le varie catastrofi, terremoto, Covid, eccetera, il livello occupazionale è sceso a livelli incredibilmente bassi. Quindi, se ricordo gli anni 70, in cui la Siemens qui occupava 3.000-4.000 operai, oggi non c'è niente di tutto questo. Bene, il robot può essere un obiettivo, una strategia per rilanciare l'occupazione in questo paese o tramite nostre consociate che si trovano negli Emirati Arabi. Il suo intervento verterà sulla robotica per massimizzare anche l'energia solare. E massimizza l'energia elettrica perché la radiazione solare praticamente viene totalmente o quasi totalmente assorbita nel momento in cui il pannello di per sé risulta pulito. Questo è fondamentale. È fondamentale in maniera tale che in qualunque parte noi ci troviamo, che vuoi Europa, Brasile, Emirati o diciamo Africa, dove ho operato, in effetti l'esperienza di vita in questi paesi mi ha dimostrato che si può arrivare a un 10% in più di energia a fine anno se si mantiene questa pulizia dei pannelli. ENIAC è nata praticamente a giugno del 2020 proprio in risposta degli indirizzi del governo che tendono a integrare le varie forme di energia. ENIAC infatti è l'acronimo di energie nuove integrate, che a partire dal sole, che è la fonte di energia strategica a livello universale per noi, per la Terra, a partire dal sole possa produrre sia energia termica sia energia elettrica senza ricorrere a fonti inquinanti per l'ambiente. Si va infatti sempre più in questa direzione. Certo, certo, si va in questa direzione, ci vuole uno sforzo non indifferente perché si capisca che le forme alternative di lavoro più genuine e più sicure per le persone poi possano anche intervenire per evitare inquinamenti ambientali da CO2 e gas. Robotica e energia, una possibilità di sviluppo per le imprese. Lei che si occupa come CNA di imprese, di artigiani, quali sono i vantaggi che possono esserci? I vantaggi sono, il discorso fondamentale è quello che l'aspetto robotico, anche innovazione tecnologica, non sostituisce la realtà dell'artigianato ma la integra. Integrare significa oggi lavorare in sicurezza, portare avanti soluzioni che sono anche di effetto immediato. Qua parliamo di manutenzione di pannelli fotovoltaici e solari, dove con questo prototipo, con un robot chiaramente che è in grado di
rendere efficace ed efficiente il pannello che conseguentemente a pulviscolo atmosferico, polvere inquinanti e quant'altro riduce il rendimento. E questo significa che oggi con un comando a distanza in cui la specializzazione e anche l'affinità che il mondo dell'artigianato è in grado di generare, basti pensare che oggi come oggi il profilo dell'innovazione tecnologica per ogni persona occupata nella produzione e anche nello sviluppo della produzione tecnologica si creano due posti di lavoro. Quindi non, bisogna superare il discorso che la tecnologia sostituisca il mondo dell'artigianato. Infatti un aspetto molto importante che si va a sviscerare è soprattutto quella dell'occupazione, si va verso le energie integrate, le energie pulite, ma senza dimenticare che la presentazione che avviene anche all'Aquila poi ha un obiettivo, produrre occupazione qui sul territorio. Fondamentalmente è quello di far sì che possa essere il nostro territorio aquilano generatore di economia, generatore di occupazione, creando una realtà che attraverso una start-up, una nuova realtà produttiva, possa essere in grado di trasferire, non delocalizzare, ma di trasferire ciò che si produce in tutto il mondo. Oggi la tecnologia, la ricerca avanzata, grazie alla presentazione odierna, consente di esportare ma di governare il processo lavorativo a distanza. Basta con un semplice telefonino che uno può comandare a distanza questo prototipo di nuovo robot. ENIAC è un'azienda molto giovane, una sfida imprenditoriale, diciamo anche coraggiosa dopo la pandemia. Come nasce e perché? Sì, esatto. ENIAC nasce il 19 giugno del 2020 in virtù degli incentivi legati al super bonus del 110%. La nostra sfida, come hai giustamente sottolineato, è quella di innanzitutto di far ripartire l'Italia dopo questa grave pandemia che abbiamo avuto, sia a livello internazionale che a livello nazionale. I nostri professionisti, quindi il nostro personale, che ha notevole esperienza in impianti fotovoltaici e termini acquisita all'estero nel corso di anni e anni di lavoro, ci permette in questo modo di riuscire a progettare e a realizzare soprattutto nuove strutture integrate nell'ambito delle energie rinnovabili. Di conseguenza, visto che naturalmente gli impianti fotovoltaici hanno bisogno di manutenzione, con il passare del tempo abbiamo pensato all'ideazione del robot che abbiamo presentato oggi. Questo robot, che è rivoluzionario perché ha un controllo satellitare, riesce ad efficientare la produzione dei pannelli fotovoltaici in occasione di, come si può dire, da intemperie che possono incidere negativamente sulla sua produzione energetica. Ecco, io volevo chiederle anche una cosa che lei ha sottolineato nel suo intervento, molto importante. Spesso quando parliamo di intelligenza artificiale, di robot, possiamo pensare ad una sostituzione poi dell'uomo. Invece per voi non è così, perché questa possibilità, lo avete sottolineato più volte, sperate che possa dare invece risvolti occupazionali, nate anche per creare occupazione sul territorio. Naturalmente, innanzitutto, come ho sottolineato nell'intervento, la nostra priorità è occupazione, creare posti di lavoro sul territorio. Ovviamente, in primo pensiero, quando si parla di tecnologia, è esattamente quello che hai sottolineato, però in questo caso, come in tanti altri, si può dire che l'artigianato e la piccola e media industria giocano un ruolo fondamentale, poiché è grazie alla loro professionalità estrema e precisa che noi possiamo realizzare strutture tecnologiche strutture tecnologiche di avanguardia che possiamo lanciare in tutto il mondo e che speriamo possano avere ben presto un risultato sotto tanti punti di vista, soprattutto certo la produzione energetica, ma poi fondamentalmente su quello che è lo sviluppo di tutte le tecnologie per creare green energy e rendere il pianeta finalmente sostenibile. Questa è la nostra parola d'ordine, sostenibilità. Il logo di ENIAC rappresenta i colori della bandiera italiana. Questo è un fortissimo segnale di ripresa che abbiamo voluto dare ed è un fortissimo segnale di ripresa al quale noi ci aggrappiamo e che vogliamo sostenere il più possibile nel corso del tempo.
Ingegnere, dietro questo robot c'è un software molto intelligente che permette al robot di attivarsi da solo, di essere autonomo. Come funziona? Sì, assolutamente. C'è questo software che permette di programmare le date, sostanzialmente, a cui il robot inizierà la sua pulizia. Funziona questo robot attraverso diversi strati software, e questi strati software gli permettono di avere una gestione sia da un punto di vista embedded, e quindi da tutto il controllo di movimentazione, come possono essere i cingoli piuttosto che le spazzole, mentre poi c'è un software a più alto livello che ne permette la gestione da parte dell'utente e delle logiche di controllo degli errori e di tutte quelle che sono poi la sua movimentazione. Il robot usa diversi sensori per potersi rendere conto dei bordi del pannello e della sua posizione, e quindi farà delle manovre in modo tale da andare a coprire durante la sua pulizia tutto il pannello. Ecco, ammettiamo che qualcosa dovesse andare storto durante le operazioni, è in grado di riprogrammarsi oppure deve essere l'utente, ad esempio tramite smartphone, a fare qualcosa, a dare qualche comando? Come funziona in questo senso? Abbiamo due tipologie di problematiche, ci sono quelle che sono reversibili e quelle irreversibili. Le reversibili, il robot tenta di ripristinare il suo stato e continuare la pulizia, mentre invece quelle irreversibili, che possono essere per qualsiasi motivo proprio un componente si guasta oppure è da sostituire, il robot se ne accorge e quindi lancia un messaggio all'utente che dovrà andarlo a riprendere e fare la manutenzione necessaria. Onorevole Stefania Pezzopane, lei ha voluto sottolineare anche un aspetto importante. Spesso si parla di intelligenza artificiale, di sostituzione, diciamo, del capitale umano. Invece non è così. Questa azienda, diciamo, tra le mission anche quella di produrre occupazione in un tema, quello della sostenibilità, molto ma molto importante. E poi è anche un'impresa giovane, una sfida professionale. Davvero complimenti a questi ragazzi che hanno messo insieme alti profili ingegneristici e che hanno studiato ed elaborato il prodotto con tutto il profilo delle professionalità necessarie per le manutenzioni e per la gestione. Quindi di fatto non si ruba lavoro. Tra l'altro pulire i pannelli fotovoltaici significa affrontare anche un lavoro con alcuni pericoli, bensì creare nuovo lavoro. E se consideriamo che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci sono tanti tanti fondi per l'energia e per il risparmio energetico e per la transizione ecologica, io direi che qui siamo al centro dell'Europa e nel pieno dell'innovazione necessaria. Ingegnere, lei ha curato l'interfaccia grafica di gestione di questo robot, come funziona? Funziona in maniera molto semplice, abbiamo creato un'interfaccia molto usabile che ha pochi tasti, in cui c'è uno start, uno stop, una possibilità di gestire il planning, cioè quando e a che ora far partire o stoppare il robot, percentuali di pulizia, insomma è veramente, veramente semplice, usabile, ma allo stesso tempo funzionale. Ecco, molto utile nelle aziende, ma può essere utilizzato anche da un cittadino che ha dei pannelli e ad esempio lo vuole acquistare, è governabile con il telefonino, anche qui si tratta di scaricare un'app sostanzialmente, funziona così? Non esattamente, nel senso che è ancora più facile, nel senso che allora l'interfaccia è responsive, ovvero si adatta a ogni tipo di smartphone, di tablet, qualunque tipo di sistema operativo, e basterà collegarsi wifi o da remoto al robot e da lì gestire tutto con il proprio smartphone di qualunque marca, di qualunque modello, insomma, uno ha a disposizione. Ecco. È semplice da utilizzare, ma realizzare, diciamo, questo sistema dal punto di vista vostro tecnico è complicato, complesso? Diciamo che, insomma, sì, ovviamente sì, c'è tutto uno studio sia di usabilità, e in più mi sono dovuto interfacciare con l'ingegnere, ovviamente, che ha sviluppato tutta la parte software, e quindi interagire con il suo software.